Buonasera carissimi amici di Egitto Ora. Siamo molto lieti perché con noi oggi Emanuela Ripamonti dal Mar Rosso. Buonasera Emanuela. Buonasera a tutti gli amici di Egitto Ora e grazie Osama per avermi dato questa possibilità. Vuoi presentarti al nostro pubblico, ai nostri amici amanti della cultura della lingua italiana e anche agli italiani amanti della nostra cultura. Certo, molto volentieri. Allora, come ha detto Sam, io mi chiamo Emanuela e da 2 anni e mezzo ho scelto di vivere sul Mar Rosso, precisamente nella città di El Cusir, che si trova tra Hurghada e Marsalam, sempre sul Mar Rosso. E ho scelto di vivere in questa città? Beh, perché prima di tutto ho una famiglia qui e quindi volevo stare vicino alla mia famiglia. E poi perché è una città che è tipicamente egiziana, per cui dove si può veramente vivere la cultura egiziana. La cosa più bella che ho trovato è l'accoglienza, perché nonostante io sono di una cultura molto diversa, queste persone mi hanno accolto veramente bene, come se fossi egiziana, e ho scoperto che nelle nostre culture ci sono molte affinità, quindi molte cose simili che possono convivere veramente bene. Infatti poi, conoscendo sempre più a fondo questa città che è veramente splendida, oltretutto è anche bella grande, sono quasi 50.000 abitanti, ho scoperto che nel 1915 qui si era insediata una comunità di italiani di Agordo Veneti, che erano venuti qui per il lavoro, poi successivamente avevano portato qui le loro famiglie, poi si sono formate anche delle scuole, si è formato proprio un quartiere con anche un medico, un'infermiera, una chiesa che c'è tuttora e da cristiana è diventata chiesa copta, hanno costruito un porto e c'è addirittura un cimitero dove ci sono presenti ancora alcuni dei nostri connazionali che riposano in questa terra. Quindi veramente una fusione tra Egitto e italiani che è sempre stata molto, come dire, ci siamo sempre trovati bene insieme, forse perché molti aspetti delle nostre culture, del nostro modo anche di vivere, di concepire i valori sia della famiglia che di altre cose, sono molto simili, veramente molto simili. Questo è una cosa che io ho apprezzato tanto e che non pensavo, perché finché non si vive in una terra, probabilmente certe cose non si riescono a cogliere proprio sulla propria pelle. Ci parli un po', del Mar Rosso e Sì. anche vuoi, consigliare i turisti italiani che vengono in Egitto a quali posti possono vedere ad El Cusir, si chiama così la città, El Cusir, un nome difficile per gli italiani, ma Sì. questa zona si trova tra Marsalam, come hai accennato, tra Marsalam e Safaga. Sì. Più vicina anche Hurghada, che è molto conosciuta. E quindi il turista italiano, in quali posti può, divertirsi di più? Tu dici sempre qui a El Cusir o genericamente sul Mar Rosso? Parliamo precisamente, su El Cusir. Allora, El Cusir non offre molti divertimenti. Allora, per esempio, Hurghada è una cittadina molto più turistica che offre tanto, soprattutto anche alla sera per i turisti. Però El Cusir è una città molto, molto viva perché dalle 5 in poi la città si accende, per cui c'è una via dedicata ai bazar che è coloratissima, dove spesso appunto vanno le persone, lì si può trovare veramente di tutto. Poi hanno dei bar sul lungomare, perché hanno un lungomare veramente molto bello, una spiaggia dove si ritrovano anche le famiglie. Per esempio, oggi che è venerdì è festa, per cui questa spiaggia sarà piena di famiglie, bambini che fanno il bagno, che giocano e che si rinfrescano mentre bevono il tè, il famoso chai, oppure bevono il limone fresco. Però El Cusir offre veramente tanto, ha una bellissima passeggiata sul lungomare, ha una fortezza antichissima che è stata occupata anche dai francesi e da Napoleone, quindi molto bella, quindi El Cusir è molto storico. È una delle città più antiche sul Mar Rosso,
perché era il punto in cui i pellegrini praticamente facevano il passaggio per andare alla Mecca, per cui era già conosciuta ai tempi degli antichi faraoni. Quindi merita proprio una visita questa cittadina che ha delle case ancora antichissime, fatte ancora con la pietra tipica che hanno qui, che è corallina, e ha tanti bar, quindi si può tranquillamente passeggiare. Si possono vedere anche i matrimoni che fanno la sera, quindi sono molto colorati, molto, molto gioiosi. Ci sono pizzerie, ci sono ristoranti sempre aperti, un mercato anche della frutta molto bello al giovedì sera che io consiglio di andare a vedere anche questo, dove si può anche acquistare ottima frutta e verdura. Quindi diciamo che il Cusir offre veramente tanto, però proprio a livello di cultura locale loro, più che turistica, ecco. Sì, sicuramente ci sono alberghi sul mare di Sì, lusso, no? allora c'è un albergo, no, più di un albergo a El Cusir, e ci sono anche dei villaggi, ci sono 4-5 villaggi per cui le persone possono tranquillamente avere sia la comodità che possono trovare dentro un villaggio e possono tranquillamente poi uscire e fare un giro per questa cittadina che ne vale veramente la pena. Il mare qui è bellissimo. Quindi si può fare il bagno, attività marine. Assolutamente sì, perché a 10 km da El Cusir, sia a nord che a sud, ci sono due punti attrezzati, quindi uno è Rockay Valley e l'altro è Sharm El-Holeh, dove possiamo andare tranquillamente a prendere il sole, c'è attrezzatissimo, con un bar, una tenda beduina, con dell'sdraio, per cui è anche un centro diving, per cui si può tranquillamente anche fare immersioni, c'è di tutto, ecco, quindi possiamo anche tranquillamente goderci il mare con tutte le comodità di cui siamo abituati. Assolutamente sì. Si può fare anche il safari nel mezzo del deserto? Sì, bisogna sempre, sì, anzi, c'è una tenda beduina molto bella. Con delle persone veramente accoglienti, si può andare tranquillamente in macchina. Adesso il punto di ingresso dovrei anche riuscire a riconoscerlo, però è una tenda beduina veramente fantastica, dove vanno tanto anche i turisti. Si beve il tè con loro, poi si aspetta il tramonto, quindi si può vedere il tramonto in mezzo al deserto. È una stellata che è veramente favolosa e si assapora proprio quel silenzio, quella pace, quell'essenzialità che delle volte ci manca tanto. Quindi abbiamo anche questo, il Cusir offre anche questo, sì. Ultima domanda, il turista può atterrare con il volo sia a Hurghada sia a Marsala, giusto? Sì, allora, Hurghada, sono circa 160 chilometri per arrivare qui. Marsala mi è leggermente più Vicina. vicino, diciamo, sì, sono circa 100, ma non mi ricordo se 120 o 130, però la strada è unica, per cui diciamo che in un'oretta si riesce tranquillamente a raggiungere El Cusir da Marsala, mi è circa un'ora e un quarto, un'ora e 20, anche perché adesso hanno fatto una superstrada, per cui anche molto più comoda e raggiungibilissimo. Quindi si può scegliere di fare la strada costiera per vedere le bellezze e i colori che ha il mare, oppure si può fare una strada un po' più veloce che hanno fatto all'interno e che è praticamente nuova, quindi una superstrada percorribilissima. Ringraziamo molto Emanuela e ci vediamo sicuramente quando venite al Cairo con la tua famiglia e se anche Volentieri. c'è qualche attività, qualcosa da filmare sul Mar Rosso, sarà molto piacere pubblicarla sul nostro canale YouTube Egitto Ola. Ti ringrazio ancora. L'ultima cosa che volevo dire è che qui hanno un servizio di microbus che porta in tutta la città per il prezzo di 2 lire egiziane. Quindi sono veramente attrezzatissimi. Io consiglio alle persone che vengono a visitare questa città, contattatemi e fate il giro su questi microbus perché vi lasciano il posto, sono veramente accoglienti, vi portano ovunque voi volete andare. Quindi è una città a cui non manca veramente niente e va visitata assolutamente. Ti ringrazio ancora, ti auguro una buona Grazie a serata. te, Osano. Grazie, grazie a tutti.